Cosmodonna, una fiera tutta al femminile, ecco qui il nostro pass. Noi siamo in alto per dare modo al nostro Rudy Franceschini di riprendere questo immenso spazio dedicato a questa fiera Cosmodonna. Vedete anche un logo che c'è in basso e tanti stand riservati proprio a ciò che riguarda la donna, dall'estetica all'abbigliamento, agli accessori, tutto quello che volete lo troverete qui. Questa fiera è qui a Brescia e quindi al Palafiera, chi vorrà venire nella zona fiera di Brescia, fino al giorno 11 ci sarà. Quindi seguiranno poi manifestazioni all'interno, conferenze e tante altre belle cose. Noi abbiamo fatto il nostro giro esplorativo che vedete ora in sovrimpressione e quindi vi diamo un saggio di quello che è. Il resto venitelo a vedere qui. Sassà Massarelli vi saluta e vi dà appuntamento qui alla fiera di Brescia alla Cosmodonna. Della fiera nazionale dedicata all'universo femminile Cosmodonna. Io devo ringraziare tutte le autorità presenti perché siamo tutti qui veramente entusiasti di dare il via a questa inaugurazione ufficiale. Vi ricordo che gli espositori sono oltre 300 e 130 sono gli eventi che ci consentiranno di esplorare quelle che sono le 8 aree tematiche proposte. Dalla cosmetica al benessere, l'abbigliamento, la creatività, gli accessori moda, il mondo mamma, lo sport, il tempo libero, l'oggettistica e il taste experience. Io darei subito la parola al presidente della Camera Commercio Probrixia di Brescia, Roberto Saccone. Grazie, grazie, buongiorno a tutti. La primavera col botto, a marzo Cosmo Garden, con un afflusso importante di visitatori di oltre 16.000 persone, e oggi inauguriamo Cosmodonna con un'aspettativa ancora più elevata, speriamo di raddoppiare. Una fiera importante, la prima edizione dopo tanti rinvii, dedicata all'universo femminile, a tutti i suoi bisogni, le sue curiosità, i suoi interessi. Una fiera anche molto importante dal punto di vista economico, dalla filiera economica cui oggi che fa riferimento a questa fiera conta circa 7.000 imprese con 18.000 occupati, quindi una filiera economica importante. Questa è una fiera nazionale, quindi non sono rappresentate solo le aziende locali, però appunto le aziende locali sono tante, danno un lavoro a persone, quindi hanno la possibilità di essere presenti e di promuovere le proprie attività. Quindi una fiera che è importante sotto due punti di vista, per appunto la possibilità che le imprese hanno di rappresentare le loro attività, ma anche per l'effetto che questo, che un avvenimento, un evento come questo ha come ricaduta sul territorio, sul mondo. Noi stimiamo che a fronte di 100 euro investiti in iniziative fieristiche, la ricaduta possa essere tra i 400 e i 500, 800, 4, 5 volte tanto. Quindi sono iniziative importanti e io ringrazio ancora una volta, l'ho già fatto in conferenza stampa quando l'abbiamo presentata, Mauro Grandi e la sua organizzazione per aver continuato, prima di tutto per aver continuato a credere nel suo lavoro, perché a un certo punto i gufi avevano pronosticato la fine delle fiere in presenza e quello che sta succedendo non soltanto a Brescia dimostra esattamente il contrario. E dall'altro perché lo sta facendo con impegno, con qualità e perché sta dando un'opportunità importante al Brescia Forum, che dopo essere stato destinato ad altri utilizzi torna alla sua funzione originale, cioè quella di ospitare eventi, spettacoli, fiere, convention, cioè dare opportunità al territorio
di visibilità e dare opportunità di sviluppo economico al territorio stesso. Quindi ancora un grazie per questa collaborazione che io penso porterà ulteriori frutti in futuro, un buon lavoro a tutti gli operatori e un buon divertimento agli cittadini. Grazie. Il Presidente parlava poco fa di opportunità e opportunità diciamo di interscambio, perché c'è una bellissima zona creata appositamente all'interno di questo spazio feristico che si chiama Beauty Experience. Io vi invito caldamente ad andare a vederla e questo spazio è stato pensato per dare l'opportunità proprio alle scuole professionali di mettere in pratica il lavoro che stanno imparando. Quindi vorrei che mi aiutasse a raccontare questo spazio l'assessore alle politiche giovanili pari opportunità del Comune di Brescia, Roberta Morelli, e poi in seguito anche Flavio Bonardi, che è nel coordinamento enti di formazione provincia di Brescia. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Sono davvero felice di questa opportunità che viene data alla città e non solo alla città. Credo che questa sia una fiera importante e è stato importante, è vero, e molto lunga l'attesa, lo sappiamo, il Covid ha bloccato tutte le iniziative. Sono felice che l'organizzazione abbia continuato e abbia creduto fortemente in questo evento. Un evento importante, lo diceva già il Presidente Saccone, in termini di numeri di aziende coinvolte. Io voglio ricordare i centri di formazione professionale, qui c'è il coordinatore dei CFP che poi vi illustrerà nel dettaglio quanto viene fatto. Per loro è una vetrina importante, è l'occasione per portare all'esterno del CFP le loro grandissime professionalità, è un'occasione in più proprio per i nostri giovani misurarsi con i visitatori e presentare quanto fanno. Non c'è solo la parte del beauty, viene in mente che c'è anche la parte fotografica, le riprese video, perché i CFP hanno tante specializzazioni, tante competenze, quindi sono in grado di passare dal beauty alla fotografia, al design. Nei centri di formazione professionale c'è tutto, quindi questa per i nostri ragazzi è una splendida occasione. I visitatori e le visitatrici, perché prevalentemente saranno signore e ragazze, le persone che visiteranno Cosmodonna, avranno la possibilità di fare una serie di trattamenti, quindi è una grande opportunità. E lunedì poi presenteremo alle scuole, secondarie di primo grado, l'offerta formativa dei CFP, quindi una vetrina straordinaria. Io sono anche ulteriormente felice di questa opportunità perché come Comune di Brescia non solo il patrocinio, non solo la soddisfazione per questa iniziativa, ma c'è anche uno spazio proprio per le politiche giovanili e le pari opportunità per presentare anche quanto viene realizzato nel laboratorio di sartoria che è stato ideato e realizzato dalle pari opportunità, quindi un laboratorio importante per le donne disoccupate all'interno del quale si fanno tantissime attività, quindi dal ricamo, la sartoria, l'uncinetto. Abbiamo ripreso una serie di attività che parevano o che paiono desuete e abbiamo visto che c'è stata una grandissima richiesta, quindi continuiamo e questa è anche l'occasione per far vedere quanto è bello hanno realizzato e stanno realizzando le nostre donne, le nostre ragazze. Quindi grazie, un ringraziamento doppio davvero per questa splendida opportunità. Grazie. Lascio dunque la parola a Flavio Bonardi, come dicevamo, per il coordinamento enti di formazione provincia di Brescia. Grazie, io ringrazio innanzitutto Grandi e la fiera per l'ospitalità. Ho già detto anche in altre occasioni che non è così la collaborazione con il mondo della formazione professionale, con il mondo delle imprese, per noi è fondamentale. Essere qui oggi per noi ha un duplice aspetto positivo. Primo, ovviamente, come diceva anche l'assessore Morelli,
far toccare con mano i nostri ragazzi un'attività importante che poi sarà il loro lavoro, perché qui abbiamo le acconciatori, abbiamo le estetiste e oltre che essere a disposizione chiaramente di tutti i signori che vorranno passare ovviamente allo stand, toccheranno con mano che cosa vuol dire effettivamente vivere una fiera. Quindi i nostri ragazzi avranno questa grande opportunità. E la seconda è per far conoscere anche il mondo futuro, il mondo delle imprese, il mondo dove andranno probabilmente comunque a collaborare, a lavorare o semplicemente ad acquistare i loro prodotti. Questa collaborazione per noi è fondamentale, è stata una gestazione lunga per tante ragioni legate al Covid. Siamo qua, ci saranno 300 ragazzi e ragazze che in queste giornate saranno presenti allo stand, con oltre 30 docenti che li seguiranno. È un'occasione importante per il coordinamento per presentare le opportunità della formazione professionale, ma è anche una vetrina per far vedere realmente quello che si impara nel sistema della formazione professionale. Una formazione professionale che fortunatamente in Lombardia in questi anni è cresciuta. Noi abbiamo 8.500 allievi in tutta la provincia di Brescia che rispondono compiutamente alle esigenze ovviamente delle imprese del e abbiamo anche un'alta percentuale di assunzioni. Diamo anche qualche dato, perché credo sia importante sottolineare come la formazione professionale in questi anni sia cresciuta. L'83% dei nostri studenti nell'arco dei 6 mesi dalla qualifica o dal diploma trovano occupazione stabile, dato molto alto rispetto chiaramente alle statistiche diciamo nazionali. Ma perché questo? Perché la collaborazione con le imprese, col mondo chiaramente delle associazioni di categoria con le quali chiaramente collaboriamo, ci permette veramente di inserire facilmente i nostri ragazzi che, ripeto, rispondono realmente alle esigenze del mercato del lavoro. Questa opportunità, e concludo, è per noi innanzitutto una collaborazione importante, perché auspichiamo che possa continuare anche in un futuro, ma è la reale collaborazione che noi vogliamo per mostrare cosa facciamo, ma per mettere in pratica quello che viene fatto all'interno dei nostri centri di formazione. Quindi un ringraziamento particolare al dottor Grandi per la collaborazione e all'assessore Morelli, che ovviamente ci segue in modo forte nelle nostre attività, anche perché il coordinamento rappresenta 19 CFP che sono sparsi ovviamente in tutta la provincia. Molti sono in città, ma come vedrete anche alcuni arrivano da altri territori. L'assessore ci è sempre vicino, quindi ringraziamo particolarmente l'assessore Morelli. Grazie. Restiamo ora in chiusura, pronti per il taglio del nastro, e lasciamo la parola a Mauro Grandi, direttore di Aria Fiera. Buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti numerosi tra l'altro, e questa dimostrazione insomma che il tema interessa. Ringrazio le buone parole spese dagli sponsor, dal comune, dalla presidenza della Camera del Commercio della Fiera e dai CFP che saranno presenti alla Fiera. Sono un po' emozionato perché sono 3 anni, è una gestazione molto lunga questa fiera, ok? Quindi sicuramente Cosmodonna è un progetto totalmente nuovo a livello nazionale. Ci sono delle fiere settoriali che prendono solamente certe branche della nostra manifestazione, ma nessuno, e questo per me è un orgoglio perché per noi come azienda, ma anche per Brescia stessa, ha mai pensato ad organizzare una fiera dedicata esclusivamente, pensata, progettata solo per il mondo femminile, che non riguarda solo l'aspetto ludico diciamo dei prodotti piuttosto che della cosmetica, della bellezza, dell'abbigliamento, ma andiamo a coinvolgere anche tutta una parte culturale, una parte dedicata alla prevenzione, sempre con gli ospedali di Brescia, quindi dalla Poliambulanza, il gruppo San Donato e Civile. Abbiamo degli appuntamenti importanti che riguardano la prevenzione. Abbiamo un altro contest che tra l'altro parte proprio dello stand della BCC, dove ogni visitatrice potrà prendere un bottone rosa e votare delle fotografie di donna molto belle, prodotte dalla fotografa Gloria Fenaroli, che sono disposte attorno alla manifestazione. Quindi sì, c'è la parte della bellezza, ma c'è anche tutta la parte culturale. Allora, ho ricevuto tanti complimenti, ma in realtà i miei complimenti vanno suddivisi, ok? Perché tutto è stato merito del gruppo nostro di lavoro. Noi siamo in 7 dal 2018, che da dicembre, quando abbiamo pensato il progetto, tutto il 2019 abbiamo lavorato per fare la fiera nel 2020, e poi c'è stata tolta, si sa motivo, e così ancora il 2021 e così ancora il 2022. Come diceva prima, i gufi erano tanti, tantissimi, erano messi su ogni alterello attorno al nostro ufficio, ma comunque non li abbiamo ascoltati, siamo andati avanti determinati, e questo è stato possibile sia grazie alla
al nostro pensiero, alla nostra visione, ma grazie anche alle aziende che non hanno mollato, perché già nella prima edizione più o meno il numero di aziende che si erano iscritte era questo. Tante hanno scelto di continuare, quindi di continuare nella sfida. Cioè, la difficoltà che abbiamo avuto noi l'hanno avuta anche le aziende. Quindi voler rimanere sul pezzo e voler continuare in un progetto del genere, insomma, c'è stato bisogno di coraggio. Quindi i meriti voglio suddividerli con il mio gruppo e con tutti gli espositori presenti che stanno dimostrando la volontà di ripartire e ripartire nel modo corretto. Quindi l'applauso lo suddivido veramente a tutti, quindi un applauso a tutti gli espositori. Grazie. Siamo dunque pronti per il taglio del nastro, così diamo il là ufficiale a questa stazione, c'è la consegna ufficiale delle forbici. Nel frattempo io vorrei, collegandomi a quello che stava dicendo adesso Grandi, che c'è un camper anche dedicato proprio, camper della prevenzione, tutti i giorni per questi 4 giorni di fiera lo troverete tra le 11 e le 17 con ostetriche disponibili a disposizione proprio per rispondere a domande, a dubbi e curiosità. Adesso facciamo il conto. 2, 1, via! L'applauso poi può arrivare spontaneo, direi. Nella veste insolita, l'assessora Roberta Morelli, siamo sempre a Cosmodonna, c'è una stand che è del comune di Brescia dove vedete sono esposte bavagline, borse, scarpine per neonati. E questa borsa che cosa rappresenta? Artigianato puro. Sì, questa borsa è una delle tante borse che abbiamo qui in esposizione, le vedete appese. Sono quelle realizzate nei nostri laboratori. Noi abbiamo un bellissimo laboratorio di sartoria per donne. Siamo dove? Partite in via Marchetti 1, sotto proprio l'assessorato. Abbiamo organizzato, strutturato questo bellissimo laboratorio in cui facciamo tantissime attività. A breve comincerà il laboratorio di bigiotteria, è partito un nuovo laboratorio di sartoria. Poi ci sarà quello di punto croce, ricamo, uncinetto, voi vedete qui già dei lavori fatti da alcune delle nostre ragazze perché hanno già delle belle abilità e quindi tutto quello che può far piacere, che può aiutare nel tempo libero e che è anche rilassante, perché ci dicono tutte che quando lavorano, fanno questi ricami, lavorano all'uncinetto, si rilassano. E quindi ecco, se sembrano i lavori della nonna di una volta, che invece sono diventati ancora attuali, no? Assolutamente, sono lavori attualissimi e il fatto che noi abbiamo una grandissima richiesta di partecipazione sta a significare che non sono lavori tramontati, anzi, soprattutto perché la sartoria, uno a casa può farsi lavoretti, può anche fare le gonne. Nel nuovo corso di sartoria che è partito la settimana scorsa, le nostre donne stanno realizzando la gonna, quindi poi si fanno le gonne, poi si faranno le bluse e i pantaloni, insomma tante belle cose che consentono non solo di avere soddisfazione attraverso il lavoro, ma anche di risparmiare. Come vedete, Brescia Channel non poteva mancare a questo appuntamento che ormai per noi è normale esserci e non è casuale, perché teniamo questi appuntamenti, ma queste merci esposte, diciamo queste belle cose esposte, saranno in vendita o cosa? Allora, no, adesso sono proprio qui in esposizione per far vedere come poi le nostre donne, quelle che si iscriveranno nuovamente ai corsi, cosa potranno realizzare. Ecco, questo è un po' lo storico. Certo. Dei lavori fatti, no? Qui sono proprio in mostra e vedete c'è tutto il lavoro anche fatto con i ferri, con la lana, poi col cotone, i ricami, insomma tante belle cose, perché noi abbiamo delle donne molto creative e che si divertono facendo. Allora l'avvenire è donna, assolutamente. Assolutamente, l'avvenire certamente è donna, certo. E noi ci crediamo. Grazie, certo, all'assessore. Grazie.
Siamo qui a Cosmodonna, alla fiera, sempre al padiglione delle pari opportunità e politiche giovanili con Patrizia Beretta per indicarci alcune cose che ha fatto, lavori che ha effettuato lei particolarmente che andranno a favore dell'Ucraina per le situazioni che stiamo vivendo dell'Ucraina che sono portachiavi, cuscinetti e copertine, cuffiette e scarpine. Okay. Che andranno in favore, appunto, la vendita andrà in Quindi favore dell'Ucraina. La vendita dove che viene effettuata? Viene effettuata qui sul posto o bisogna andare via Marchetti? No, la effettuo io qua sul posto. Ecco, e poi sono d'accordo con le persone, quelle che organizzano a Folzano, sì. Porto là il ricavato. Ho capito, quindi presso lo stand delle pari opportunità troverete questi articoli fino al giorno all'11. Quindi vediamo tutti i ricami fatti da Patrizia, che sono quelli che vedete sul banco, che sono molto belli, sono eccetera, mentre le borse che vedete dietro sono realizzate dalle politiche giovanili e dalle pari opportunità presso il laboratorio di via Marchetti, dove c'è l'assessorato della Roberta Morelli. Bene, noi ringraziamo Patrizia per averci così dato delle lucidazioni per quanto concerne questi lavori di beneficenza, soprattutto perché è una cosa molto bella che in questi tempi qui occorre dare una mano e occorre esserci. Infatti. E quindi grazie ancora. Grazie a lei. La prima intervista a Cosmodonna la facciamo a Flavio Bonardi, che ormai fra le tante cariche che ha avuto e quelle che ha tuttora è presidente del centro coordinatore no professionale di Brescia. Perché siete qui a Cosmodonna? Beh, il coordinamento degli enti di formazione rappresenta 19 CFP, 7 CFP sono presenti oggi, sono quelli che si occupano del wellness, acconciatura e estetica. Fortunatamente la fiera ha voluto la collaborazione anche della formazione professionale, i nostri studenti quindi in queste giornate saranno un po' a disposizione dell'utenza, non soltanto per ovviamente spiegare cosa succede nella formazione professionale, ma dall'altra parte anche per far toccare con mano, quindi lavoreranno realmente, quindi le parrucchiere faranno ovviamente la parte dell'acconciatura e le estetiste seguiranno un po' la cura del corpo gratuitamente per tutte le persone che vorranno andare nel nostro stand. Ecco, quante persone sono coinvolte in questi 4 giorni presso a poco? Sono 300 studenti e una ventina di docenti di tutti questi centri di formazione professionale. Vuol dire che c'è una grossa richiesta, no? Beh, sicuramente il settore wellness, come viene definito, ha avuto negli ultimi anni un exploit anche da un punto di vista di iscrizione nel campo della formazione professionale. Quindi sicuramente l'interesse è forte e la presenza qui è la dimostrazione appunto che comunque la formazione crede realmente in questo settore. Come si fa a trovarvi, iscrivere e fare? Si va sul sito che è cfpbrescia.eu, dove si trovano tutti e 19 i centri di formazione professionale accreditati in Regione Lombardia, e trovare poi tutte le informazioni legate non soltanto a questi percorsi formativi ma anche a tutte le altre più 40 circa e qualifiche professionali presenti. Allora i giovani hanno un avvenire anche qui? Speriamo. Non poteva mancare l'intervista all'ideatore e al direttore di questa grande manifestazione che il Covid purtroppo ha rallentato, perché è un'idea che parte un paio di anni fa, no? In realtà molti anni fa, perché che la presento, prego. Mauro Grandi è il presidente e direttore di questo grande avvenimento, perché 4 giorni qui alla fiera. Allora, sì, 4 giorni, in realtà il progetto è stato pensato nel 2018. Era poi in programma nel 2020, abbiamo lavorato tutto il 2019 e poi per i motivi che si sanno è arrivato finalmente il giorno tanto atteso. È una fiera importante perché è una novità a livello nazionale, quindi non è mai stata pensata una fiera dedicata esclusivamente al mondo femminile. Sono 300 gli espositori presenti provenienti da tutto il territorio nazionale che presentano prodotti non industriali ma di nicchia, ad esempio nell'abbigliamento, tutto sartoriale, sono piccole case cosmetiche, insomma ce n'è veramente per tutti i gusti. E in più abbiamo tutta una serie di eventi che vanno dalla prevenzione alla cultura, al momento più ludico, insomma molto interessante. Ci saranno anche momenti di incontro con le signore o no? Assolutamente, ci sono 4 aree eventi, abbiamo tra l'altro un'area che si chiama Beauty Experience, dove 7 CFP del territorio bresciano stanno già coccolando gratuitamente, pettinando, massaggiando, facendo le unghie alle nostre visitatrici. Di conseguenza
non è il biglietto d'ingresso, ma ciò che si trova dentro. Che vale. Il contenuto è molto interessante. Abbiamo visto le prime signore che sono entrate a visitare la fiera, ormai qualche ora che è aperta, ma sono ancora all'interno e staranno qua tutta la giornata, credo. Ecco, lei è un giovane, come mai ha abbracciato questa carriera così impegnativa? Ho iniziato nel 2008, avevo 23 anni, quindi in realtà volevo partecipare come espositore ad una fiera che non c'era e l'ho creata per me, la mia prima fiera. Quindi da lì è partita tutta una storia lunghissima. Ecco, vedete che le storie che se non si conoscono invece poi vengono alla luce e l'entusiasmo credo che non manchi per proseguire su questa. No, non manca, anzi il mio gruppo è composto da tutti giovani come me, più o meno giovani, dai, e quindi siamo carichi, siamo veramente molto entusiasti, un bel team, sono stati anni duri, ma con lo spirito che abbiamo li abbiamo superati, abbiamo dimostrato cosa vuol dire la resilienza vera nel settore lavorativo. Ecco, le esclusioni, non dico l'esclusione, ma l'assenza delle grandi marche, diciamo, può penalizzarvi o no? Ma assolutamente no, noi non le vogliamo le grandi marche, perché le grandi marche si trovano tutti i giorni in tutti i negozi e nei centri commerciali. Questo non è un centro commerciale, ma è una piazza in cui le realtà più piccole possono andare in contatto col pubblico e farsi conoscere. Ecco, quante persone prevedete che arriveranno? Questa è sempre una bella scommessa, una domanda che mi ha sempre fatto un mio caro amico. L'idea è sui 30.000 visitatori. Beh, non sono pochi. Non sono pochi. Faremo la firma, no? Sì, ma abbiamo chiuso Cosmo Garden con 16.000 ingressi due settimane fa, con una fiera molto più settoriale. Qua abbracciamo un pubblico più vasto e quindi i 30.000 ce li aspettiamo. Non poteva mancare l'intervista al dottor Roberto Saccone, presidente della Camera di Commercio, e direi che è una carica molto importante, soprattutto in questi momenti che sono così gravi e tristi. Ma questa immagine che abbiamo davanti ci fa sperare, no? Assolutamente, l'impegno della Camera di Commercio a promuovere il territorio, la sua economia, la sua società è totale ed è a maggior ragione totale oggi che le circostanze prima pandemiche, oggi economiche, ci stanno portando in una situazione difficile. Questa infrastruttura è stata oggetto di una ristrutturazione importante, di una ripartenza importante, ha resistito a tutti, diciamo, gli avvenimenti contrari ed è ripartita, come dicevo prima, col botto, con due fiere molto significative, Cosmo Garden alla fine di marzo e Cosmo Donna che apre oggi. Due fiere appunto importanti con una presenza di aziende significativa e una presenza di visitatori ancora più significativa. Ecco, qui siamo nel mondo femminile, no? Lei è, dico felicemente, entusiasta di questo mondo che oggi si scopre in modo diverso attraverso questa maniera? Beh, uno dei grandi temi sociali di oggi è il tema dell'inclusione, della parità di genere. Cioè di consentire al mondo femminile di essere ancora più partecipe al mondo del lavoro. Ricordiamo che l'Italia da questo punto di vista deve fare dei passi importanti, solo il 52% dell'indice di occupazione femminile è al 52% e in Europa siamo al penultimo posto. Quindi anche in questo senso la Camera di Commercio ha un impegno importante, ha costituito un gruppo che è il Comitato dell'Imprenditoria Femminile e svolge una serie di attività per promuovere la cultura e favorire lo sviluppo imprenditoriale del mondo femminile. Ecco, una domanda attualissima. Le nostre imprese avevano rapporti con la Russia, con l'Ucraina. Ecco, adesso lei dal suo osservatorio, ci sarà un danno, ci sarà qualcosa che procurerà ancora qualche dispiacere? Purtroppo sì, se la questione della guerra non si risolve dal punto di vista economico, dal punto di vista diciamo umano, non c'è commento nemmeno da fare, tanto è grave, ma dal punto di vista economico il problema è serio, non tanto per l'esportazione che è importante, ma non diciamo determinante, è poco più dell'1% dell'export del territorio. Il paradosso è che con un'importazione ancora più bassa, perché l'importazione vale circa 80 milioni su oltre 8 miliardi di merci importate da questi paesi, però questi
relativamente piccoli numeri stanno mettendo in crisi delle filiere importanti come la siderurgia, come la metallurgia, come l'agriindustria, perché queste importazioni sono importazioni quasi esclusive e mancando questi materiali queste filiere si stanno fermando, quindi il tema è serio. E di conseguenza servono aiuti finanziari da parte del governo? Beh, io credo che sì, governo, e credo che forse un ruolo ancora più importante lo dovrebbe svolgere l'Europa, che così come è stata vicina al mondo dell'economia durante la pandemia e ha varato una serie di provvedimenti importanti che hanno consentito poi al governo italiano a sua volta di promuovere PNRR ed aiuti in varia forma, ancora una volta dovrebbe considerare il tema e mettere a disposizione risorse, perché ci sono delle realtà veramente in crisi. Beh, con questa realtà cerchiamo di dare un sorriso, no? Con questa iniziativa diciamo che diamo un segnale di ottimismo e comunque di volontà di continuità, perché il mondo delle imprese e gli imprenditori non sono troppo legati alla propria attività e non mollano anche in momenti difficili come questi. La ringrazio, grazie a voi. Saccone. Grazie.